Bentornati, pace e bene. Oggi 14 dicembre ricordiamo San Giovanni della Croce. Ascoltiamo. Giovanni della Croce nacque nel 1542 nel piccolo villaggio di Fontiveros, vicino ad Avila, in Spagna. Orfano di padre in tenera età, Giovanni a 9 anni si trasferì con la madre e il fratello Francisco a Medina del Campo, vicino a Valladolid, centro commerciale e culturale. Qui frequentò il Collegio de los Doctrinos, svolgendo alcuni umili lavori per le suore della chiesa del convento della Maddalena. Terminata la formazione, scelse la vita religiosa. Nell'estate del 1563 iniziò il noviziato presso i carmelitani della città, assumendo il nome religioso di Giovanni di San Mattia. Dopo l'ordinazione sacerdotale, avvenne il primo incontro con Teresa di Gesù. Teresa gli espose il suo piano di riforma del Carmelo, anche nel ramo maschile dell'ordine, e propose a Giovanni di aderirvi per maggior gloria di Dio. Il giovane sacerdote fu affascinato dalle idee di Teresa, tanto da diventare un grande sostenitore del progetto. I due lavorarono insieme alcuni mesi, condividendo ideali e proposte per inaugurare al più presto possibile la prima casa di Carmelitani Scalzi. Con Giovanni formavano questa prima comunità maschile riformata altri 3 compagni. Nel rinnovare la loro professione religiosa, secondo la regola primitiva, i 4 adottarono un nuovo nome. Giovanni si chiamò allora Della Croce, come sarà poi universalmente conosciuto. Giovanni Della Croce è considerato uno dei più importanti poeti lirici della letteratura spagnola, e la sua produzione mistica e letteraria gli ha fatto guadagnare il titolo di Dottore della Chiesa. Le opere maggiori sono 4. Ascesa al Monte Carmelo, Notte Oscura, Cantico Spirituale e Fiamma d'Amor Viva. Nel Cantico Spirituale, San Giovanni presenta il cammino di purificazione dell'anima, e cioè il progressivo possesso gioioso di Dio, finché l'anima perviene a sentire che ama Dio con lo stesso amore con cui è amata da Lui. La Fiamma d'Amor Viva prosegue in questa prospettiva, descrivendo più in dettaglio lo stato di unione trasformante con Dio. L'ascesa al Monte Carmelo presenta l'itinerario spirituale dal punto di vista della purificazione progressiva dell'anima, necessaria per scalare la vetta della perfezione cristiana, simboleggiata dalla cima del Monte Carmelo. Tale purificazione è proposta come un cammino che l'uomo intraprende collaborando con l'azione divina per liberare l'anima da ogni attaccamento o affetto contrario alla volontà di Dio. L'adesione alla riforma carmelitana non fu facile e costò a Giovanni anche gravi sofferenze. L'episodio più traumatico fu nel 1577, il suo rapimento e la sua incarcerazione nel convento dei carmelitani dell'antica osservanza di Toledo, a seguito di una ingiusta accusa. Il santo rimase imprigionato per mesi, sottoposto a privazioni e costrizioni fisiche e morali. In questo tragico periodo, Giovanni compose alcune delle sue opere più famose. Dopo la liberazione assunse incarichi sempre più importanti nell'ordine, dedicandosi anche alla fioritura di numerosi conventi. Morì nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 1591, mentre i confratelli recitavano l'ufficio mattutino. Si congedò da essi, dicendo: «Oggi vado a cantare l'ufficio in cielo». San Giovanni della Croce è una grande personalità spirituale, molto molto profonda. Io oggi vi do solo questa frase e vediamo che cosa suscita. Dice: l'amore non consiste nel provare grandi cose, ma nello sperimentare la più grande spogliazione e sofferenza per l'amato. Interessante. Noi che oggi crediamo che l'amore sia questa cosa che ti fa impazzire, provare grandi sentimenti, fare cose un po' prive di senno, e andiamo forse a cercare nella nostra vita questi sentimenti e queste passioni. Adesso abbiamo una novità, una notizia. San Giovanni della Croce dice: l'amore non è questo. L'amore è semplicemente quando inizi a diminuire, inizi a morire a te stesso, se il termine è spogliazione, inizi veramente a sacrificarti di più e di più, anche quando ti costa, soprattutto quando ti costa,
per chi ami. E ovviamente l'amato qui con la maiuscola è Gesù Cristo. Allora magari nella nostra vita aspettavamo questo grande amore o lo stiamo ancora aspettando. Stiamo aspettando questa esperienza sconvolgente, questo colpo di fulmine, questa grande passione. No, non è quello. Forse hai già il grande amore della tua vita e in questo momento ti sta chiedendo di annullarti, di fare un passo indietro e nella sofferenza che proverai, perché la proverai, avrai il tuo grande, grandissimo amore. San Giovanni della Croce prega per noi.